Bentrovati anche quest'oggi, nonostante insomma, faccia un po' freddino, sia stata anche una giornata piovosa, però è giusto che, come vuole la consuetudine, come vuole la prassi, come vogliono le tradizioni, noi siamo affezionati alle tradizioni, si chiuda anche questa parte di campagna elettorale. Domenica si vota, noi abbiamo deciso di essere innovativi un po' in tutto, per cui avete seguito sin dall'inizio i toni sereni, pacati, il ragionamento che in questi giorni abbiamo cercato di fare riguardo a questo progetto Lamezia, che è stato impostato da tre partiti del centrodestra sulla mia candidatura. L'altra volta vi ho raccontato un po' di cose, in questi giorni avete seguito tanti confronti televisivi, poi ormai ci sono i social, il web, la stampa. Non è come un tempo che bisognava appunto essere presente ai comizi per farsi un'idea, a parte che ritengo che i sei candidati li conosciate un po' tutti abbastanza bene, conosciate ogni storia, perché poi in fondo è vero, ci sono dei partiti, ci sono dei progetti, ci sono liste civiche, ma in realtà ci sono sei persone che hanno deciso di alla fine, magari su invito, chi perché ha desiderato farlo spontaneamente, chi ci riprova, insomma. Si tratta di sei figure che hanno ognuno una propria storia, un racconto del proprio vissuto, e qualcosa che sicuramente magari chi più chi meno potrà consigliarvi, farvi valutare che sia il caso di votarlo. Tra questi ci sono anch'io, diciamo innovativo perché chiudiamo con 24 ore d'anticipo la nostra campagna elettorale, almeno questo incontro con voi arriva a 24 ore prima rispetto a quanto accade normalmente. Perché? Perché riteniamo che domani sera lo scadere della campagna elettorale normalmente è caratterizzato dall'assillo di dovervi convincere a tutti i costi, dall'assillo di dover prendere qualche voto. Ebbene, io non ho questo assillo, perché ho rispetto dei miei concittadini e credo che i miei concittadini possano serenamente scegliersi il loro candidato tra le sei proposte. Hanno avuto modo forse di conoscere degli aspetti nuovi, per quanto mi riguarda forse il nome aveva preceduto la persona, e quindi magari questo Ruggero Pegna ha sentito per tanti motivi, soprattutto quelli lavorativi, era più evidente, no? Il nome più evidente di quelle che sono poi le caratteristiche che magari molti di voi non conoscevano. Io spero che sia chiaro che qualora abbiate voglia di votarmi, sceglierete una persona che potrà rappresentarvi facendo fare bella figura alla città di Lamezia Terme, perché penso che le caratteristiche necessarie di un candidato siano anche la presentabilità, la sua onestà, le sue piccole storie, il suo quotidiano. È stata una campagna elettorale veloce, però intensa, ricca di, per quanto mi riguarda, di emozioni, perché l'aspetto umano credo che preceda gli aspetti di calcoli, di numeri, ce la faremo, statistiche, ipotesi, ballottaggio e quant'altro. A me interessava far passare un concetto, che c'è qui
una persona che non esce fuori da una storia di partiti, che però ha deciso di mettersi a disposizione di questa città con un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze, con una propria formazione e con tante visioni. È vero che non basta avere visioni per cambiare una città, bisogna avere anche la capacità di mettere su un'amministrazione fatta di altri uomini, di altre capacità, di altre competenze, di altre storie, di passione di vostri concittadini che magari hanno fatto anche più politica di me e che comunque hanno già un legame forte col territorio, persone che hanno avranno sicuramente delle competenze, perché sarà la regola che io applicherò nel caso fossi eletto. Ci saranno deleghe, ma ci sarà il concorso di tutti voi. In questi pochi giorni ho incontrato, come penso un po' tutti i candidati, c'è stata una gara ad incontrare di tutto e di più, però è stato positivo perché si conoscono delle realtà che spesso vengono ignorate, che lavorano nell'ombra e che danno risultati utili alla città. Si tratta di mettere in rete anche queste eccellenze, queste capacità e soprattutto il lavoro di associazioni che settore per settore potrebbero concorrere a migliorare il quotidiano della nostra realtà. Così ho incontrato dagli ingegneri, architetti, gli archeologi, e poi Italia Nostra, chi si occupa di randagismo. C'è un mondo immenso di capacità, associazioni che lavorano nel campo della protezione civile, per l'ambiente, per la sicurezza, anche se vogliamo per il bello. Ho conosciuto luoghi di Lamezia che, lo dico con serenità, non conoscevo. Abbiamo dei borghi collinari montani che sono accoglienti, belli, però purtroppo abbandonati. Sono stato ad Acqua Fredda, Gabella e ancora Bucolia, sopra il borgo di Santa Maria e anche poi Caronte, tutta la città in pochi giorni. E l'esperienza e le emozioni e le suggestioni che mi rimarranno sono tantissime, me le porterò dietro penso per sempre, al di là di come andrà domenica notte, quando sapremo che è successo. Chi voterete sarà sicuramente che succede qui? Enzo, mi dai gentilmente l'audio? Allora, la persona che voterete, se riesco un po' ad andare avanti, sarà, io ritengo che si andrà al ballottaggio, se proprio vogliamo, perché anche matematicamente sarà molto difficile che lunedì la Lamezia Terme abbia un sindaco. Ho incontrato anche molti cittadini e negli occhi, nella voce e nelle strette di mano ho avvertito stima, ho avvertito anche affetto, ed è tutto questo affetto che mi ha giorno per giorno fatto superare anche la fatica di spostamenti, di dover raccontare qualcosa in tutte le situazioni in cui mi sono trovato. Questo è un patrimonio che mi avete voluto regalare, perché ho veramente percepito quanto affetto ci sia stato nei miei riguardi, indipendentemente ora da quello che sarà l'esito elettorale. Io ho voluto mandare dei messaggi. Questa città ha bisogno di un'ottima amministrazione, ha bisogno di amministratori che agiscano nel rispetto di quelli che sono i principi della buona amministrazione, ha bisogno di ritrovare fiducia nella politica, una fiducia smarrita, ma
non per colpa certamente dei cittadini, probabilmente anni e anni di amministrazione che non ha risposto alle attese hanno prodotto questa sorta di amarezza, di disillusione. Io mi auguro di poter essere portavoce della città, di essere un po' un simbolo della parte della città che ha espresso anche ed esprime continuamente eccellenze, ma anche di tutta la città che ha bisogno di credere che tutto è possibile, compreso che la Lamezia Terme possa ripartire dalle macerie che sono sotto gli occhi di tutti, ma io parlo proprio di macerie fisiche. Sono stato al Parco Impastato e ho trovato macerie, sono stato al Parco Mastroianni ed è stata la stessa cosa. E ci sono anche macerie ambientali, ho visto a Sant'Ofemia l'opificio, lo zuccherificio, ne parlano tutti e non voglio ripetermi, ma le discariche che come quella giù nella lunga il rettifilo che ancora non ha avuto la bonifica, abbiamo problemi ambientali, abbiamo problemi con la salute. Stamattina mamme e papà di bambini disabili erano fuori dall'ospedale perché mancano i servizi basilari affinché la vita di queste famiglie possa essere normale. C'è tanto bisogno, veramente, c'è tanta tanta richiesta di fare in modo che funzioni il quotidiano, l'ordinario, dalle pulizie alla potatura degli alberi, alle strade che spesso non hanno la manutenzione necessaria, addirittura la sede stradale stessa ridotta rispetto a quelle che sono le misure che dovrebbe avere una strada normale. È tutto molto approssimativo. Viviamo in una città che ha basato negli anni sull'approssimazione la sua amministrazione. Noi speriamo invece di poter dare a questa città un modo diverso, un modo fatto di grandissime competenze, una grande squadra. Io punto su questo argomento anche perché, vedete, mi sono fatto circondare ogni sera da alcuni dei candidati, alcuni giovani, nuovi, alla prima esperienza, e sono quasi il 90% delle liste. E poi ci sono delle figure che conoscete perché nel tempo si sono impegnate per questa città e quindi hanno creato un collegamento con la città. Io voglio dire qualcosa anche su, in questi giorni, qualche polemica, perché sui partiti ha sempre qualcuno qualcosa da dire. Queste sono le solite schermaglie che mi auguro che si superino per sempre, perché a parte che le ideologie si sono ammorbidite, in realtà oggi, quando il progetto è un progetto così vicino a noi, che è il progetto dell'amministrazione della nostra città, dobbiamo a un certo punto superare quelle che sono le posizioni di partenza e ritrovarci tutti a collaborare e a concorrere affinché la città migliori. Io sono espressione appunto di tre partiti del centrodestra, un quarto ufficialmente non c'è, ma mi auguro, perché erano ragazzi tutti in gamba, che concorrano anche loro a quello che poi potrebbe essere un esito elettorale positivo. Le nostre liste sono completamente rinnovate. Non avrei accettato questa candidatura e sono stato diversi giorni in dubbio sull'accettarla, proprio perché, soprattutto da un outsider della politica, avevo il desiderio di comprendere come funzionassero delle dinamiche. Ebbene, credetemi, a volte si fanno teoremi, si pensa chissà cosa, tutto è nato nella semplicità più assoluta. Non è facile neanche completare una lista, perché non è che tutti siano disponibili a mettersi in gioco, a metterci la faccia, ma soprattutto a metterci del tempo, della fatica per un progetto di questo tipo. Quindi abbiamo avuto tre liste costruite giorno per giorno, acquisendo delle disponibilità, alcuni li vedete intorno a me, e posso permettermi di dire che al di là del casellario giudiziale, al di là del certificato dei carichi pendenti, perché evidentemente se sono le liste per essere complete hanno necessità che tutta questa burocrazia sia
adempiuta, per cui sono tutti burocraticamente a posto, ma lo sono umanamente, sono ragazzi, persone che meritano il vostro voto. E con questi ragazzi noi ci auguriamo di dare anche messaggi, un messaggio speciale a tutti. Da qui deve partire la nuova politica anche della città. Noi abbiamo avuto politici in gamba, poi la demonizzazione alla fine finisce per buttare fango ovunque, ma abbiamo avuto politici in gamba, abbiamo avuto anche, attenzione, gente che si è fatta i fatti propri, magari volando verso Roma e rimanendoci e non pensando più alla Lamezia, facendoci credere di pensare alla Lamezia, ma i risultati li conosciamo. Purtroppo devo dire che proprio da molti cosiddetti deputati, no? La Lamezia si sarebbe attesa un lavoro diverso o risultati diversi. Eppure nel momento in cui si sono, tra virgolette, trasferiti, hanno abbandonato questa città, ma questo lo dico trasversalmente, perché bisogna essere onesti, quindi non è un problema, chissà qual è il motivo per cui, acquisito il voto dei concittadini, poi si dimentica però qual è la realtà di riferimento e lo scopo principale per cui una persona che riesce ad acquisire la fiducia poi delude e disattende e dimentica che ha lasciato una città che probabilmente invece avrebbe dovuto pensare e alla quale avrebbe dovuto portare risultati. Questa nostra grande bella città, io dico bella, ma potrebbe essere bellissima, perché bella naturalmente ha tutto, però potrebbe essere bellissima. E da cosa dipende questa differenza tra l'aggettivo e il suo superlativo? Dipende dal fatto che non si è mai progettato per la bellezza. Io parlavo l'altro giorno anche col vicepresidente di Italia Nostra, quando ha sentito nel mio programma una parola che sembra effimera, sembra che non abbia un preciso significato, si è emozionato. E perché? La bellezza è il nostro animo, è la possibilità di camminare per le strade della nostra città e non sentirci secondi a nessuno e vivere le stesse emozioni di cittadini in cui la bellezza è stata oggetto dell'azione amministrativa. Per bellezza cosa intendo? Intendo un ammodernamento della rete viaria, una realizzazione, miglioramento delle piazze che abbiamo, realizzazione di nuove piazze, saper attrezzare i parchi, saperli custodire. Non è possibile che i nostri parchi versino in stato totale di abbandono. Ma li conoscete più di me, li frequentate più di me e ovunque, anche i parchi, perché sempre non possiamo credere che abbiamo testimonianza quotidiana che il senso civico appartenga a tutti. I parchi vanno custoditi, vanno recintati, bisogna fare in modo che questo, che è patrimonio di tutti, venga preservato. Alla Lamezia, dall'impastato, ripeto, al Mastroianni e ad altri, sono tutti un po' lasciati a chi durante la notte ha tempo per vandalizzare e purtroppo fare anche altro, lasciando questi parchi oggetti, capite bene a cosa mi riferisco, che possono essere anche letali per i bambini che poi devono andare a giocare e per le famiglie. È una città in cui c'è bisogno di sicurezza, di quindi una maggiore videosorveglianza. Questo è uno degli appelli che mi è arrivato direttamente dal segretario nazionale della Federazione di Polizia, il dottor Brugnano, che ha voluto incontrarmi e che ha espressamente, lo dico perché mi fa piacere, quando dalle forze dell'ordine arriva un plauso e arriva anche un'indicazione e una speranza di voto, penso che sia fondamentale, soprattutto in una città come Lamezia, quindi
sentirsi vicino a quello che il mondo che poi dovrà insieme a chi governa dovrà garantire, che tutte le procedure, che tutto quello che accade, che queste benedette infiltrazioni se ne stiano a casa loro e non vadano ad infiltrarsi certamente nel nostro lavoro, perché non glielo consentiremo. Nel caso di questa, della giunta che io eventualmente rappresenterò, ci sarà un presidio di legalità, oltre che una, spero, buona amministrazione. Ho incontrato oggi le associazioni culturali di cui mi sento parte integrante, però ovviamente il lavoro nel caso sarà diverso, sarà di coordinamento, di sostegno, di incoraggiamento, di creare tutte quelle condizioni che possano favorire ogni tipo di attività culturale. Quindi sulla cultura io punto molto, la bellezza è anche cultura, la cultura è mente, animo, anche quello è spirito, e salute per i giovani, per cui cercherò di rafforzare tutte le iniziative già esistenti, ma di incrementarle puntando su anche eventi storici di Lamezia Terme. Dicevo l'altro giorno a San Biase la fiera agricola, il carnevale di Lamezia, ma tutto il Giugno Lametino nel suo insieme merita di diventare un evento nazionale, grazie anche alla capacità che sicuramente avremo e che già stiamo dimostrando di avere nelle attività personali di intercettare fondi della Comunità Europea. Due argomenti che si connettono, quindi capacità di intercettare risorse e allo stesso momento capacità di sostenere, attivare, far ripartire tutte le attività commerciali, le attività imprenditoriali. Ce ne sono tante, ci sono grandi eccellenze, a volte c'è bisogno di meno burocrazia, di sburocratizzazione, informatizzazione e digitalizzazione. Sono dei punti di modernità che Lamezia Terme deve sicuramente acquisire, e queste aziende attendono un comune amico, come l'attende ogni cittadino, facilità nel dialogo col comune. Siamo persone che dobbiamo ritrovarci anche nella normalità, nella capacità di sostenerci reciprocamente. Chi lavorerà nella struttura comunale dovrà essere un amico, non dovrà essere, e viceversa, perché poi è giusto che si sia anche il rispetto del lavoro di tutti. L'edilizia è uno dei punti su cui batto molto, anche per esperienza familiare, se volete conosco bene anche questo campo, ma l'edilizia è il settore che mette in moto l'economia di una città, nel rispetto, e lo ripeto, ovviamente di ogni strumento urbanistico. C'è questo PSC che secondo noi dovrà avere qualche modifica che dovrà tenere maggiormente conto di quelle che sono le vocazioni del territorio, di quelli che sono gli spazi che devono essere destinati appunto all'edificazione, e poi possibilmente anche nuove strade che vadano ad evitare gli intasamenti che in diverse ore della giornata ci troviamo in vari angoli della nostra città. Lì è un lavoro di tecnici che sapranno sicuramente seguire delle indicazioni, immagino queste nuove vie che portino al lungomare, la nuova stazione di Santo Fermo alla Mezzia all'interno verso San Biase. Abbiamo tante idee. L'edilizia dà lavoro, l'edilizia mette in moto processi di benessere, oltre che rimpinguire anche le casse comunali, che hanno più che mai bisogno di importi, di risorse che arrivino dalle stesse attività commerciali. Più lavoro c'è, più il comune guadagna anche, più si può investire in varie direzioni. E la Lamezia Terme ha bisogno della possibilità di rinnovare il suo look, che non è soltanto un aspetto estetico, significa poi tradurlo in nuove strade, in una serie di opere che possano migliorare la nostra qualità della vita. Abbiamo un centro storico meraviglioso. Io penso che il centro storico, noi siamo qui a Nicastro, ma se andiamo a guardare, storico meraviglioso quello di Nicastro, quello di San Biase,
i borghi che abbiamo collinari, Santa Eufemia è tutta concepita in un modo urbanistico che ha fatto scuola a livello nazionale. Allora, riuscire a creare degli itinerari da offrire a tutti coloro che scendono la Calabria per periodi di vacanza, penso che possa portare in città dei flussi che oggi perdiamo. Noi abbiamo molti beni culturali, molte aree archeologiche, dal castello all'abbazia, al bastione, alle chiese matrice di San Biase, la nostra cattedrale, il complesso del San Domenico. Abbiamo veramente tante cose da offrire insieme alla costa, insieme alle terme. Com'è possibile non creare degli itinerari che portino persone anche alla Lamezia Terme nell'ambito di un turismo regionale? Abbiamo più cose da mostrare noi alla Lamezia, abbiamo più storia da far conoscere noi alla Lamezia che altre località della Calabria che magari riescono, attraverso un'opera di marketing territoriale corretta, a intercettare questi flussi. Oggi esistono strumenti di comunicazione importante, ci vorrà gente, giovani, che sanno usare queste nuove, che hanno la capacità di studiare strategie promozionali, e quindi anche la Lamezia Terme dovrà usufruire di un suo sito web aggiornato quotidianamente, di tutti quegli strumenti che siano capaci di offrire quella che è ogni possibilità legata anche, perché no, all'enogastronomia, legata a quelle caratteristiche che fanno di Lamezia e hanno sempre fatto di Lamezia anche un'eccellenza per quanto riguarda la capacità di produzioni nell'ambito enogastronomico. Abbiamo aziende ormai rinomate nel mondo. Di tutto quello che noi abbiamo, delle cose belle che abbiamo ragazzi in gamba come, che ne so, Anton Giulio Grande, che nel campo della moda è diventato un simbolo della nostra città, ma nel campo dell'arte Maurizio Carnevali, che ho incontrato l'altro giorno, a quale ho detto dovremo creare delle opere, dei monumenti, dobbiamo inventarci delle cose che ci facciano rivedere e rifrequentare i nostri angoli della città in un modo nuovo. Abbiamo ora, non vorrei far torto a nessuno, ma abbiamo veramente tante persone che possono aiutare un'amministrazione ad arricchire di qualità il territorio e ad arricchirci anche noi di un modo diverso di vivere questi luoghi. Abbiamo bisogno di modernizzare, controllare, rimettere in sicurezza molte scuole per i bambini, dare un'attenzione speciale, come dicevo prima, riferendomi al problema delle disabilità, dare un'attenzione speciale a tutte le fasce deboli. L'elenco è enorme, potremmo parlare veramente per ore. Io voglio che soltanto arrivino degli input, degli stimoli a riflettere su quello che di nuovo ci può essere in questa scelta che potreste fare. Poi, attenzione, è giusto che lo facciate in serenità, avrete 24 ore in più da parte nostra, non verremo domani a ripetervi nulla che già non abbiate sentito in questi giorni. Dal punto di vista finanziario, io ritengo che non sia, ormai conoscete tutti quali sono i problemi della nostra città, questa benedetta multiservizi. Ci saranno tecnici, esperti, manager che andranno a lavorare per fare in modo che tutto ritorni nella normalità. Non sarà facile, però il proposito c'è, la voglia c'è, l'entusiasmo anche. Io a questo punto, siccome loro sono numerosi, stasera siete più di sei, di solito... Allora, da dove cominciamo? Cominciamo da qua, sentiamo la voce di qualche nostro candidato e vediamo se saranno più bravi di me a farvi arrivare quello che è lo spirito con il quale questo gruppo di persone, i vostri concittadini, si sta mettendo in gioco per l'interesse di tutti quanti. Allora, a te. Buonasera a tutti, io sono Teresa Chiaravalle e sono una musicoterapeuta. Lavoro da sempre qui a Lamezia e sono sempre stata nel campo del sociale, ricoprendo a volte anche dei ruoli importanti. Mi sono trovata spesso a cozzare con delle realtà e con delle difficoltà veramente stupide, che un po' per la burocrazia, un po' per chi era a vertice delle varie
e amministrazione non riuscivamo a superare. E ho deciso di candidarmi adesso ed è la prima volta che mi schiero politicamente, ma in realtà mi sono schierata con Ruggero Pegna perché ritengo sia una persona, a parte la sua umiltà, ma che può andare a coprire quei buchi che finora il sociale ha trovato sulla strada, insomma. Sono per le fasce deboli, purtroppo è una mia deformazione professionale e spero vivamente che riusciamo a superare un po' tutte queste cose. Ripeto, non è uno schieramento politico al di là del colore, al di là del simbolo. Io mi sono schierata con Ruggero proprio per le sue idee. In bocca al lupo a tutti. Buonasera, io sono Rossana Africano, nella vita faccio l'avvocato, anch'io sono venuta in questa avventura politica per la prima volta, quindi ho deciso di partecipare appunto per poter dare il mio apporto personale a questa città. Ho studiato fuori, poi vabbè, ho fatto qui la mia famiglia, quindi anche i miei figli sono qui. Io ho scelto di candidarmi con Ruggero Pegna perché apprezzo tantissimo la sua persona, sia da un punto di vista caratteriale, sia da un punto di vista umano. Ruggero Pegna, la sua storia personale, molti di voi la conoscono. Io in questi giorni ho avuto modo di sentirlo parlare, avete visto anche voi poco fa quelle che sono le sue idee e soprattutto il modo in cui affronta le problematiche generali di questa città. Il nostro palco è un palco sobrio, qui non ci sono né presentatori né presentatrici e tutta la sua campagna elettorale è stata una campagna elettorale improntata alla semplicità, appunto alle cose piccole che lo hanno reso a mio parere veramente unico. Ritengo che sia la persona giusta per questa città proprio perché di lui non se n'è mai parlato. Cioè, dire che bisogna avere un candidato famoso, a mio parere, è una cosa che è un po' interpretabile. Ruggero Pegna certamente è conosciuto per la sua attività professionale, ha creato quello che ha creato, lo conosciamo tutti. E se le sue capacità possono essere applicate anche nell'amministrazione di questa città, secondo me riusciremo a superare tante cose. E da un punto di vista relativa alla richiesta che io ora voglio farvi in merito al voto, al vostro voto, vi prego di una cosa. Ruggero Pegna non si è candidato perché deve dimostrare qualcosa, non ha nulla a cui riparare, non deve assolutamente lasciare qualcosa che è rimasto in sospeso per far cambiare le idee sulla sua persona, sul suo operato. Ruggero Pegna inizia oggi e per lui, lo ha detto spesso in molti comizi, questa è una missione. Lui è qui solo per una missione, è stato chiamato e vuole portarla avanti perché si sente chiamato a questa missione. E noi dobbiamo avere due cose nel momento in cui andiamo ad esercitare il nostro diritto e il dovere di voto. Da una parte un grande coraggio, il coraggio di voler cambiare Lamezia, di voler cambiare i protagonisti, perché certamente se le cose fossero andate bene non ci trovavamo qui dopo così poco tempo. Quindi un coraggio proprio di cambiare e soprattutto un grande senso di responsabilità. Lamezia Terme non può permettersi di sbagliare. Quando andiamo a votare, quando domani, dopodomani ci chiuderemo nel nostro silenzio per decidere cosa fare, pensiamo a qualsiasi possibile rischio per Lamezia Terme. È inutile dire chissà, ma no, ma sì. Io da lametina, non da candidata, da lametina, ritengo che anche la minima possibilità che questa amministrazione possa di nuovo ritrovarsi capovolta deve necessariamente portare a fare una scelta diversa. Dobbiamo essere responsabili, avere coraggio di fare le cose giuste. L'ultima cosa che voglio dire è che comunque l'appoggio dei partiti non può sottovalutarsi.
Ricordiamo che per governare i partiti sono sempre stati necessari, per tante ragioni, e soprattutto è necessario un rapporto pacifico con le istituzioni, dove il nostro sindaco dovrà andare a chiedere, a parlare con le porte spalancate, non le porte aperte, le porte chiuse. In bocca al lupo Ruggero. Come vedete, questa è la sintesi, l'espressione più chiara di cosa significa squadra. Cosa significa squadra? Quello che ho dimenticato io, qualcosa l'hai detta tu, l'ha detta lei, e ne sentiremo ancora altre, perché è insieme, come diceva Antonio qua. Antonio, ho visto il tuo bigliettino, come si chiama, il santino, insieme verso nuovi orizzonti, che cosa bella. Allora, a te Armando. Buonasera a tutti, sono Armando Cavaliere, io ho avuto modo già di presentarmi proprio su questo palco e ringrazio nuovamente Ruggero per la nuova occasione. È sempre un'emozione ovviamente presentarsi e parlare davanti ai nostri concittadini. Ho avuto modo veramente di toccare con mano le tantissime problematiche che attanagliano la nostra città, ho avuto modo anche di affrontare gli stessi temi con tantissime persone. È stata veramente un'esperienza, e lo è ancora fino alle 23 di domenica, forse anche oltre, come diceva bene secondo me anche Ruggero prima. Di conseguenza mi auguro veramente comunque che la Lamezia sappia scegliere. Abbiamo questa occasione, non la roviniamo assolutamente. Sicuramente all'interno di quella cabina ognuno di noi saprà che cosa fare. Noi avremo utilizzato un giorno una bellissima parola, l'entusiasmo. In questa campagna elettorale penso proprio che si sia avvertito questo, da una parte e dall'altra, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo che passivo, penso che questo sia trasparso. Io concludo, sarò quindi brevissimo, non toglierò spazio a nessuno. Buon voto a tutti, buon voto alla Lamezia, forza, da adesso in poi evitiamo qualsiasi tipo di polemica, mi auguro questo, e di conseguenza chiudiamoci per studiare e lavorare tanto per tutti quanti noi. Grazie e una buona serata a tutti. Allora, siamo tutti un po' più sintetici, in modo tale che togliamo dal freddo questi nostri amici, che veramente, cioè, l'applauso lo meritano loro a stare con noi. Vai, Felice. Buonasera a tutti, sono Felicia Villella, candidata di Forza Italia. Di professione faccio anch'io l'avvocato. Le ragioni che mi hanno spinta a candidarmi sono molteplici, ma la fondamentale è che io credo fortemente nelle capacità di questa città, una città oggi abbandonata a se stessa. E proprio per il clima che si respira, oggi non è il momento di gridare false promesse e di prendere impegni eclatanti al solo fine di accaparrarsi i voti. Bisogna essere concreti e onesti con i nostri elettori, perché maggiori saranno le promesse che faremo, presto fatte, presto dimenticate, all'indomani delle elezioni, e noi non vogliamo questo. Noi oggi con voi stiamo prendendo un impegno importante, perché con il vostro voto ci state consegnando la vostra fiducia, una fiducia che per noi sarà una responsabilità che dovremo portare avanti. Voglio sottolineare una cosa molto importante, che è già il preludio di quello che verrà dopo. Respiro tra noi candidati un'aria di correttezza, l'uno nei confronti dell'altro. Siamo onesti e leali con noi stessi e soprattutto molto solidali. Siamo una squadra e questa è la vostra garanzia. Grazie. Perché questa squadra che oggi sta lavorando per la città lo dovrà fare anche domani, e più forti e uniti saremo e maggiore sarà il lavoro che potremo fare. Io prometto il massimo impegno come tutti i candidati, penso. Quindi buon voto e sono sicura che ce la faremo insieme a Ruggero Pegna. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Ferdinando Aiello, sono candidato nella lista di Fratelli d'Italia. Io innanzitutto vi ringrazio in una serata così uggiosa che ci ascoltate con pazienza. Volevo ringraziare Ruggero perché lui più di tutti ci ha messo la faccia, e non è stato facile. Eri un po' scettico, Ruggero, all'inizio, ma poi dopo ti sei convinto. Io dico solo una cosa: stai sicuro che il 25 novembre ti renderai conto che avrai tracciato un solco. Il solco è tracciato e la risposta la vedrai il 26 gennaio, questo è chiaro. Hai tracciato il solco della politica lamentina, hai fatto un bel balzo, hai messo in evidenza dei punti, hai messo in evidenza dei candidati
seri, per cui hai in maniera chiara e netta messo una bella differenza con l'altra politica valentina. Ti ringrazio personalmente per questo. Io dico che tutti i 72 candidati ti ringraziano personalmente. Buon voto a tutti e forza Ruggero. Grazie Antonio, così un po' davanti qua. Bene, buonasera a tutti, ci ritroviamo anche questa sera al freddo per discutere della candidatura di Ruggero Pegna. Il mio questa sera vuole essere un appello al voto, perché vedi Ruggero, c'è un antico proverbio che dice che anche il più lungo viaggio inizia con il primo passo, e noi il primo passo lo stiamo facendo questa sera, lo stiamo facendo, lo faremo il 24, quando il 6, il 10 quando andiamo a votare, per la dell'emozione, tra due giorni, scriveremo una nuova pagina di Lamezia, di questo ne sono convinto, ma non la scriveremo soltanto noi, perché questa nuova pagina deve passare attraverso tutti noi, deve essere un cambiamento culturale degno di nota, che noi cittadini dobbiamo vivere 365 giorni all'anno attraverso un senso civico che ci contraddistingua e quindi ci possa rendere dei cittadini migliori, dei cittadini modello, perché non può essere tutto addebitabile all'amministrazione comunale. Dobbiamo prenderci delle responsabilità anche da cittadini, quindi anche e soprattutto da elettori. Il mio è un in bocca al lupo a Ruggero e un in bocca al lupo a tutta questa squadra che è formata dai ragazzi preparati, ragazzi competenti, ragazzi nuovi e giovani candidati. Quindi forza Ruggero Pegna e forza Lamezia. Grazie Antonio. Allora, la prima volta che salgo, perfetto, anche per te. Buonasera a tutti, sono Francesco Bongiovanni, ho 29 anni e sono candidato con la lista di Forza Italia e sono un geologo. Allora, mi sono candidato perché credo che Lamezia Terme, un territorio in dissesto idrogeologico, con una superficie di circa 200 km quadrati, in questo territorio sia necessario che le tematiche geologiche e ambientali siano poste al centro dell'attenzione. Questo credo sia possibile solo ed esclusivamente se la meritocrazia e la professionalità siano i due criteri su cui si adegui la selezione e la formazione del personale degli enti pubblici per far fronte alla richiesta di soluzioni efficaci da parte della società. Io credo che ci sia la possibilità di fare molto bene, perché ci sono tantissimi fondi europei che noi facciamo perdere o tornano indietro. È necessario che questi fondi europei siano captati, siano veicolati e canalizzati nei giusti settori, tra cui quello geologico. Ho deciso di candidarmi perché innanzitutto ho conosciuto la persona di Ruggero Pegna, credo che per noi giovani sia un esempio e sia una grande possibilità per tutta la Lamezia Terme, quindi le faccio un grosso auguri. Direi che l'universo il mio scetticismo iniziale piano piano, scetticismo nel senso proprio sulla mia persona, è diminuito, è diventato ottimismo conoscendo proprio voi, perché penso che veramente rappresentiate una Lamezia straordinaria, fatta di capacità e di competenze eccezionali. 29 anni, parli di problemi idrogeologici con una padronanza incredibile. Questa città ha bisogno di figure come te e come tutti i ragazzi che stiamo ascoltando. Allora, abbiamo ora un altro avvocato, giusto? Qui siamo pieni di avvocati. Altri ne hanno uno buono, ma noi ne abbiamo tanti buonissimi. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Saladino, sono un avvocato e ho due figli. Ho deciso di candidarmi perché spinta dal bisogno di voler dare il mio piccolo contributo a questa città, un contributo nell'interesse esclusivo della collettività, e proprio questo interesse deve essere il faro che ci deve illuminare nella guida e nell'amministrazione di questa città, perché essere oggi alla guida di una città come Lamezia Terme è sì un onore, ma soprattutto un onere ed una responsabilità. Responsabilità che Ruggero si è assunta nel momento in cui con impegno ha deciso di voler risolvere tutte le problematiche che investono la città di Lamezia Terme.
Voglio dire che di questa campagna elettorale ho apprezzato molto i toni sobri, i toni pacifici con i quali Ruggero si è rivolto verso tutti voi, perché a mio avviso non bisogna urlare per arrivare al cuore delle persone, ma c'è bisogno di altro, c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di competenza, c'è bisogno di serietà e di onestà, tutte qualità che Ruggero Peña ha, per cui in virtù di tutto questo vi invito domenica ad andare a votare, proprio per dare una seconda possibilità a questa città di darle un nuovo volto e soprattutto di voltare pagina. Grazie. Grazie, grazie Mary. Ed ora uno dei più esperti qui di questo squadrone, perché Mimmo lo conoscete, un ragazzo focoso, mi hanno raccontato, dicono che un ragazzo focoso, così mi dicono, però ho conosciuto invece una persona straordinaria, perché ha lavorato in questi anni sul territorio, conosce ogni angolo di questa città, conosce i bisogni, sa dove manca il guardrail, sa dove manca la lampadina, ma in angoli dove veramente nessuno immaginerebbe di poter concentrare la sua attenzione. Questo significa attenzione per veramente quelle parti un po' più deboli del nostro territorio, quindi attenzione per tutti. Ho visto come l'affetto con cui la gente ti ha accolto in ogni incontro che abbiamo avuto e che poi è stato trasferito anche su di me. Quindi un minutino anche a Mimmo e poi una chiusura e ci salutiamo. Sì, grazie Ruggero, grazie a tutti voi per la presenza, grazie a questa squadra meravigliosa che in questi giorni, settimane di campagna elettorale, mi ha dato la possibilità di girare ancora una volta il territorio, di incontrare vecchi e nuovi amici, di prendere degli impegni senza fare promesse, perché questo che ci contraddistingue. Noi abbiamo visto quelle che sono di fatto le esigenze, i problemi reali del territorio, della gente comune, delle famiglie, degli anziani, dei ragazzini che non hanno, soprattutto nelle periferie, un posto dove fare socialità. Abbiamo visto che ci sono strutture abbandonate, ma già lo sapevamo. Abbiamo visto che ci sono i parchi della città in stato di totale abbandono e degrado, ma già lo sapevamo. Abbiamo visto che le nostre vie cittadine potrebbero essere veramente un punto fondamentale per la produttività, il commercio, per un'intera regione, e invece vediamo continuamente vetrine sfitte, vediamo i commercianti lamentarsi di quelli che sono i servizi essenziali, ma già lo sapevamo. Abbiamo parlato con associazioni di categoria, con coloro i quali ogni giorno cercano, hanno cercato anche in passato, di avere un'interlocuzione con le istituzioni, con il comune, con gli assessori, con il sindaco, con qualche consigliere comunale inutilmente. Sappiamo chi con me ha condiviso l'esperienza della passata amministrazione, e qua c'è l'amico Armando, altre persone che ho avuto, con il quale ho avuto il piacere di collaborare, anche se io ero fra i banchi dell'opposizione, altri sui banchi della maggioranza, forzatamente li vedevo sofferenti. Tant'è che se questa volta abbiamo fatto una scelta diversa, non è per spirito, non lo so, di apparire o non apparire, è perché evidentemente abbiamo constatato che la precedente amministrazione ha fallito sotto ogni aspetto, politico, burocratico, amministrativo, ha disatteso tutte quelle che sono, quelli che erano gli impegni presi, no? Vi ricordate? In 6 mesi smantelleremo il camporombo di Scordovillo, si diceva, sono passati 5 anni ancora lì, veramente 20 anni. Mi ricordo gli impegni presi dalle precedenti amministrazioni, mi ricordo quando io insieme agli amici, che alcuni sono addirittura candidati nelle nostre liste, amici delle periferie, di Piano Loppino, amici di altri posti abbandonati purtroppo, ma fantastici, tipo Caronte, quando mi chiamavano
di pomeriggio, di sera, di mattina: Mimmo, guarda, c'è questo problema, Mimmo, guarda, c'è questa situazione, Mimmo, guarda, io andavo lì negli uffici a chiedere un intervento e nessuno interveniva per settimane, per mesi. E se noi abbiamo fatto questa scelta è perché abbiamo constatato che la mensa ha bisogno di altro. I toni devono essere distesi, sì, i toni devono essere toni pacificatori, perché la mensa ha bisogno di toni pacificatori, perché la mensa Terme in questo momento deve trovare serenità e riappacificarsi con le istituzioni. Da Roma fino a Catanzaro, io reputo che Ruggero Peña, sì, è quell'uomo che in questo momento può andare a bussare alla prefettura, può andare a bussare nelle porte dei ministeri, a chiedere aiuto, sostegno verso questo territorio. Ruggero Peña, insieme alla sua squadra, può andare a fare visita a coloro i quali possono finanziare dei progetti per il territorio. Ruggero Peña è quell'uomo che lo ha dimostrato attraverso le sue capacità imprenditoriali di avere una visione organica, una visione di squadra, una visione di insieme. È questo che mi ha fatto apprezzare Ruggero Peña maggiormente, al di là dell'aspetto umano, la sua visione di squadra. E qui, nelle ore di buco, fra una trasmissione e l'altra, fra un panino e l'altro, in tarda serata, forse anche nottata, che ci siamo detti: guarda, se dovesse capitare veramente che la città ci vuole la guida di questa, di questo territorio, la Lamezia Terme, la Metini, ci vorranno la guida della città, non dobbiamo fare gli errori che hanno fatto gli altri. Dobbiamo concentrarci maggiormente, e coloro i quali verranno a bussare alla nostra porta dovranno essere giustamente ascoltati. I problemi del territorio, i problemi della gente comune dovranno essere fatti interiorizzati. Ecco, questa è la parola giusta, interiorizzare, e non prendere con leggerezza. Io la sua straordinaria disponibilità al dialogo, al confronto, mi ha portato a decidere di impegnarmi veramente anche in questi ultimi 2-3 giorni che mancano per la campagna elettorale, perché Ruggero Peña ha deciso di terminare un giorno in più, un giorno di terminare un giorno prima, per darvi a voi cittadini un giorno in più per poter ragionare, per poter pensare. Io no, ve lo dico chiaramente, io vi verrò a trovare casa per casa, vi verrò a trovare porta per porta, vi verrò a bussare angolo per angolo. Io i voti non li cerco per Mimmo Giantucchi, io vi verrò a bussare per raccontarvi che c'è una Lamezia nuova che può nascere, c'è una Lamezia nuova che può crescere, che possiamo dare un futuro migliore ai nostri figli, che possiamo vivere un presente di serenità, di gioia e di luce, perché Ruggero Peña e la sua squadra lo farà veramente. Votateci, anzi, insieme a me dovete venire a cercare voti, insieme a me dobbiamo girare il territorio, insieme a me dobbiamo girare e incontrare quelle persone che ancora una volta decidono di non andare a votare, con loro che dobbiamo parlare, convincerli che si può cambiare, che non siamo tutti uguali, che non facciamo tutti quanti false promesse, che noi siamo diversi, lo siamo veramente, perché amiamo questa città e non l'amiamo per sentito dire, non l'amiamo solo perché è una frase fatta, l'amiamo perché in questo momento, quasi sotto la pioggia, siamo qui a dirvi: dateci fiducia e non ve ne pentirete. Grazie. Quindi siete avvisati, chiudete bene le porte, perché in questi 3 giorni potreste trovarmi Mimmo Gianturco che arriva a chiedervi il voto. No, ma anche Vincenzo è un altro, Vincenzo Ruberto è un altro che secondo me non starà fermo un secondo, ma ne abbiamo che non staranno fermi. Io vi dico che avete invece la possibilità, casomai aveste voglia, di risentire qualcosa di quello che ho detto in questi giorni, di seguire le varie TV locali, perché nella giornata di domani, anche per questo ho pensato bene di chiudere oggi la campagna elettorale live, diciamo dal vivo, perché domani ci sarà un martellamento di tutti i programmi che abbiamo registrato in questi giorni su STV, ST Television, Calabria News, quindi, e poi chi volesse approfondire ancora di più quelli che sono stati i temi, il programma, volesse
rivedere le parti che abbiamo registrato, c'è su Facebook la pagina proprio Ruggero Pegna candidato sindaco, dove trovate dall'inizio a stasera, perché è poi quello che accadrà anche domani, troverete veramente tutto il reportage, quindi immagini, fotografie e quant'altro. Vi abbiamo raccontato qualcosa, non possiamo raccontarvi fino in fondo quello che abbiamo dentro, cioè le emozioni che abbiamo dentro, e che, come dicevo all'inizio, arricchiscono un bagaglio che nella mia vita ha sommato di tutto. Mi è capitato davvero di tutto, un po' perché me la sono cercata, un po' col lavoro, con gli studi, con quelle che sono state delle mie passioni, le attitudini, e poi anche con le sorprese, le avventure che nella vita arrivano, magari inattese. E quindi a queste si aggiunge questa esperienza, vi dico con un pizzico di commozione, questa esperienza che è bellissima, è stata importante, al di là di come terminerà nelle urne. Io voglio ringraziare, ho fatto riferimento alla stampa, Massimo Iannicelli qui che mi ha seguito, i ragazzi, Michele, tutti i candidati. Voglio ringraziare veramente tutti i candidati, perché si sono spesi e si spenderanno credendo fortemente in questo progetto. I candidati di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, dell'UDC, tre partiti che meritano di la vostra fiducia, perché non si aboliscono le sigle dei partiti quando qualcosa non funziona, ma si rinnovano gli uomini, si rinnovano le forze. E quindi questo coraggio non ce l'hanno tutti, e noi, mi permettono forse i responsabili dei partiti di poter usare questo noi, beh, ce l'abbiamo messa tutta per questo rinnovamento. Voglio ringraziare la stampa, tutti i giornalisti che io conosco per ovviamente vecchia amicizia, continua amicizia, per la correttezza, veramente la correttezza con cui hanno seguito la campagna elettorale. È vero, alcuni sono proprio stati tra virgolette ingaggiati come responsabili degli uffici stampa, però devo dire che nessuno ha usato la faziosità come strumento per demonizzare quelli che sono gli antagonisti in questa consultazione elettorale. C'è stata una grande, anche un clima, se volete, un clima di amicizia. Ci siamo ritrovati spesso in questi confronti. È chiaro che ognuno ha tentato di portare l'acqua al suo mulino, ma ci sta, altrimenti non sarebbe una competizione, come viene anche definita. Quindi grazie a tutta la stampa di Lamezia Terme, altri ragazzi in gamba che hanno una grandissima professionalità. E voglio ringraziare, consentitemelo, i cinque altri candidati, che se è vero che sono tutti già sindaci, però sono stati degli amici con cui mi sono ritrovato seduto a fianco in tutti i momenti di confronto, in un clima disteso, in un clima collaborativo. Quindi ringrazio Rosario, che è una persona splendida, e così Paolo, che è un vecchio amico, il dottor Guarascio, che conosco un po' meno, ma che ovviamente stimo per il suo lavoro, e Silvio, con cui ho fatto un viaggio una volta a seguire la Juventus ad Atene, ma molti molti anni fa, e Cristiano che da buon, mi pare che ripeta sempre che è un uomo delle forze armate, e quindi faremo anche l'esercito lametino se dovessimo essere, e lo affideremo a Massimo. Detto questo, grazie veramente a tutti, indipendentemente da come finirà. Grazie.
got your number. You know my name.